Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati qua sul canale di Voto4Games, io sono Carlo e oggi ragazzi siamo tornati su PlayStation 4 perché voglio farvi vedere la Draft Foot, ovvero la, in teoria, la nuovissima modalità di Ultimate Team. E la voglio giocare oggi ragazzi in una difficoltà un po' più elevata di quella dell'altro giorno, perché tipo avevo giocato una cosa come dilettante, avevo fatto 5 gol, cioè tripletta di James Rodriguez, cioè una cosa incredibile, mi ero gasato. Poi ovviamente giustamente voi ragazzi avete commentato sotto il video scrivendomi: ma se giochi a una difficoltà semplice è ovvio che fai con 5 gol. Effettivamente non avete tutti torti, quindi avete ragione oggi. Quindi ragazzi facciamo una bella partita campione, prenderemo i nostri bei 5-6 gol e vedremo cosa succede. Allora, vediamo, ci dovremo creare una nostra rosa. Credo che i giocatori ce li dia lui. Io proverei a fare un 3-4-3 così proprio easy, perché io voglio essere un po' offensivo. Vediamo se abbiamo un botto di culo. Cristiano Ronaldo e Neuer ragazzi, subito così. Però ne devo scegliere uno. Io giustamente ragazzi scelgo Cristiano Ronaldo, vabbè. Non prendiamo Neuer, ma spero che troveremo qualcun altro. La Gazette Menez Falcao, ragazzi. Falcao come ATT, io direi che lo proviamo. Ok, ragazzi, questa è la squadra. L'ho fatta proprio prendendo di tutti i più forti. Questa è la panchina con il super Gervinho e Dumbia. Magari dopo li facciamo entrare, così facciamo il super tridente della Roma, Gervinho, Dumbia e Barbo, così a casaccio. Vi faccio vedere che metto la difficoltà a... mettiamo campione, perché leggenda forse mi sembra un po' troppo esagerata. Già ne prenderemo abbastanza a campione, quindi vedremo cosa succederà. Eccoci qua ragazzi, iniziamo subito la partita a campione con la nostra Draft FC. Sinceramente non so cosa sia questa modalità. Non so se poi anche nel gioco originale poi vi darà i giocatori lui. Vedremo ragazzi, sinceramente non l'ho ancora capito. Purtroppo la telecronaca ancora ragazzi è ancora in inglese, quindi per ora va bene così. Sono veramente curioso di scoprire come sarà Pardo, penso che ci sia ancora lui. Allora, prima di giocare, perché qua pressano, ci abbiamo fatto già la partita campione e pressano veramente un casino, ma proprio, e se prendono la palla loro, ecco appunto, non gliela cavi mai più proprio, perché faranno un casino di passaggi, faranno un sacco di possesso palla e faranno un sacco di lanci, quindi bisogna stare attenti ai lanci. E occhio, perché quando fanno i cross in mezzo diventano molto pericolosi a campione, anche se il computer è veramente molto molto intelligente. Fanno delle volte delle giocate veramente allucinanti. Grande controllo. Questo si chiama poi controllo di palla. Poi vedete ragazzi, loro fanno le giocate di prima, perché... oh! Mamma mia. Vai Bender, giochiamocela. Pianino, i Barbo, ecco il Barbo. Il doppio passo, lo smarca così. Falcao, sbaglia tutto, ho sbagliato tasto ragazzi, incredibile, volevo fare la finta. Come si fa le finte in sto gioco ragazzi? Intanto mi sbaglio, ma intanto mi vengono, ma dipende dalle volte. Grazie, ti ho fregato sto giro. Eccolo Cristiano Ronaldo, vai Cristiano, l'hai visto? Bende dall'altra parte, ho sbagliato tutto, devo andare avanti con Cristiano Ronaldo, pianino ragazzi. Tutti avanti, l'ho visto, William, a modo corri William, in mezzo adesso In mezzo col cross. Cos'è? Ma perché gliela tiri addosso? Vediamo se calci d'angolo sono buggati. Kyle! Not bad. Grazie. Di boh. Falcao. Cioè, guarda, ma che lavoro! Ma guardate che lavoro che fanno. Chiudilo. William, tienilo lì, Occhio ad Hazard. Occhio ad Hazard, mamma mia, Diego Costa. Per fortuna ha murato tutto, perché poi era il gol già fatto questo praticamente. Grazie. Non provare a dare il rigore. Faccio un rage quit quelli potenti. È partito CR7 ragazzi. Stavolta non mi fermo. Però potrei cambiare gioco tutti qua. Incredibile. Per i Barbo, il portiere fuori ragazzi. Che merda di tiro. Volevo fare il pallonetto. Ci ho provato. Avevo visto il portiere fuori e mi era venuta la tentazione. È partito CR7. Non lo vede più nessuno adesso. Adesso provo a fare tutto da solo con lui. Attenzione, CR7 lo mette nel secondo di nuovo. Ancora lui con i super gol a giro ragazzi. Gol a giro qua entrano sempre. Basta un'azione, rientri, gol a giro. E c'è sempre, il gol lo fa sempre CR7. Incredibile azione. Con la finta che stavolta mi è venuta, incredibile. Rientra e gol a giro sul secondo palo e Courtois non può nulla ragazzi. Rivediamo, purtroppo è stato un... devo dire mi è piaciuto questo gol. Qui smarca tutto a spiriqueta, non può nulla. Qui rientra in area, gol a giro sul secondo palo sotto l'incrocio e il portiere non può assolutamente nulla ragazzi. Comunque il pressing devo dire che quando l'ho messo non ci stanno più noie. Fanno solo un gran possesso palla, ma non ci fanno più del male. Io lo usavo spesso anche in FIFA 15 sinceramente.
Oh, bruttissimo errore. Qua sono uscito a vuoto. Recupera, recupera, recupera. Occhio. Grande. No, occhio qua. In faccia. Tielo lì. Male. Vedete ragazzi, ogni tanto tirano fuori queste azioni. Poi passano indietro la palla. Poi tirano delle saccagnate. Per fortuna escono di pochissimo. Cioè, veramente hanno aumentato l'intelligenza artificiale dei giocatori. Bello questo rinvio, veramente molto bello. L'intelligenza dei giocatori l'hanno aumentato un sacco, secondo me, in questo FIFA. Occhio qua. Occhio qua. Occhio qua, mamma mia. Falcao. È partito Falcao col fisico. Fallo, arbitro. Grazie, almeno questo me li fissi, almeno ogni tanto. Lo proviamo. Lo proviamo, regà, con CR7. Poi magari mi viene fuori una perla come quella di Buffon nel nostro portiere goleador. Ragazzi, se lo faccio, tiro giù la camera. Lo faccio. No, ragazzi, occhio. Occhio, regà, no. Mamma mia, che piedaccio c'ha. Ah, gliel'ha deviata. C'è anche il portiere, ragazzi, c'è anche Courtois. Occhio alla testa di Courtois. Mamma mia. Mamma mia. Andanovic spazza tutto. Attenzione, Courtois è fuori porta. E vanno a vincere. Ragazzi, anche a modalità campione per una perla di Cristiano Ronaldo. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Devo dire che questa nuova modalità draft e Ultimate Team, sinceramente, non l'abbiamo visto tanto, sinceramente. Cioè, alla fine ci hanno fatto creare la nostra squadra con dei giocatori che ci ha dato lui, quindi per ora direi che non abbiamo visto, credo, niente, a meno che non mi sia perso qualcosa. Ragazzi, abbiamo fatto un'altra partita sulla demo di FIFA 16. Devo dire che questo gioco mi sta veramente piacendo un sacco. Questo FIFA, devo dire che promette veramente molto bene. Io spero che il video vi sia piaciuto. Commentatemi qui sotto il video scrivendomi cosa ne pensate, se l'avete già provato, se acquisterete il gioco. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Con questo ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi.